Oggi c'ho da mettermi nei guai, c'ho da fare un paragone azzardato, che però è un paragone che mi tengo dentro dall'inizio della stagione. E secondo me è arrivato il momento di tirarlo fuori. Siccome però è un paragone bello forte, bello tosto, la situazione è un po' controversa, me lo tengo buono per la parte finale di questo video. E intanto pensiamo a introdurre un po' la questione. Si parla di Pietro Arradori e si parla della Virtus Bologna. Numeri alla mano, questa non è la miglior stagione in carriera di Pietro Arradori, però secondo me questi numeri andrebbero un pochino analizzati con maggiore attenzione, con maggior precisione. Se si guardano infatti non in termini assoluti, confrontando le varie stagioni di Pietro Arradori nelle diverse squadre, ma si guardano all'interno del bacino ristretto di giocatori italiani, di nazionalità sportiva italiana, di questo campionato, ci si accorge che Pietro Arradori è tra i primi 5 assoluti in 6 circa categorie statistiche, categorie molto importanti perché all'interno ci sono categorie che riguardano più aspetti qualitativi, come ad esempio le varie percentuali di realizzazione, ma ci sono anche categorie che riguardano aspetti più quantitativi, proprio le medie di punti piuttosto che valutazione, tutto quello che state vedendo. La stagione fino a questo momento di Pietro Arradori, secondo me, per questi motivi, è spesso sottovalutata. Mi spiego meglio. Avere un giocatore del genere, un italiano del genere, per la Virtus è, secondo me, l'asso nella manica, cioè il valore aggiunto, perché non bisogna guardare soltanto ai numeri in sé per sé, bisogna cercare di capire anche qual è il contesto, qual è il mercato a cui si può ambire. Sinceramente io, se devo pensare a un italiano che sta facendo una stagione migliore di quella di Pietro Arradori in questa stagione, faccio fatica. Qualcuno potrebbe dire Pippo Ricci, ci sta. Qualcuno potrebbe dire Moraschini, soprattutto in quest'ultima parte dell'anno, ci sta. Ma comunque Polonara, ma comunque voglio dire, Arradori, se non è primo, è tra i primi 3 per quello che sta facendo. In più, in relazione alla situazione di squadra della Virtus Bologna, secondo me è anche importante cominciare a vedere quelli che sono i risultati. Voglio dire, la Virtus Bologna ha centrato le Final 8 di Coppa Italia. Chiaro, da ottava, chiaro, si gioca contro Milano e tutto il resto, è difficile riuscire a portarsi a casa un trofeo a Firenze, però comunque sia il primo obiettivo della stagione è stato centrato. Bisogna anche considerare che la Virtus Bologna ha giocato per tanto tempo senza diversi giocatori. Martin è stato fuori praticamente 8 delle 16 giornate di stagione regolare giocate fino a questo momento. Cuoli ha sempre avuto problemi fisici, Arradori è stato fermo per diverse giornate, ora si è fermato anche David Cournot, tra parentesi. Io non ci credo, cioè, ma Cournot, come si può leggere cuono? Cioè, secondo me, e questa è la mia teoria, siccome qualcuno dicono in diversi che l'ha detto lui, che si legge cuono, secondo me lui è sempre lì che se la sta ridendo, perché ci ha preso in giro tutti. Ma Cournot, ma si potrà leggere cuono? Io non lo so, anzi, se sta vedendo questo video, facci sapere, David, perché io veramente muoio dalla curiosità di sapere. Per me, per il momento, fino a prova contraria, testimoniata dallo stesso David, resta Cournot. Ok? Detto questo, la Virtus Bologna comunque non ha ancora espresso tutto quello che è il suo potenziale. È arrivato adesso Yannick Moreira e
ha giocato due partite, tra l'altro due vittorie, e anche in queste due partite, la seconda per esempio, la Virtus non era al completo, quindi non si sa di preciso, lavorando per un po' di tempo in maniera tranquilla, a ranghi completi, quello che può venire fuori da questa squadra. Una cosa che è stata spesso sottovalutata di questa Virtus di Pino Sacripanti è la distribuzione. Parola chiave. È strano, pensare che la distribuzione delle responsabilità sia una delle caratteristiche di una squadra che ha Kevin Panther. È molto strano. Però il basket fa anche di questi scherzetti. Se si guardano ancora una volta i numeri e si cerca di analizzarli in maniera un pochino più approfondita, si vede per esempio come la Virtus Bologna sia la prima squadra in questo campionato fino a questo momento per rimbalzi catturati di squadra. Eppure, se andiamo a vedere tra i singoli, il primo bolognese è Dejan Kravic, che è 16° in graduatoria, quindi non è sicuramente tra i primissimi. Questo significa che le responsabilità al rimbalzo sono ben distribuite in maniera equa tra i diversi giocatori. E apro un'altra parentesi sul mio amico Dejan Kravic. Ma che giocatore è? 66% ai tiri liberi tirando con una mano. Roba che se comincia a tirare tanto con due come un giocatore normale siamo a 120%. A parte gli scherzi. Lo stesso Kravic ha detto in un'intervista recente che si trova a suo agio a partire dalla panchina. È una missione importante per un giocatore come lui, che sicuramente è una delle sorprese di questo campionato. Significa che all'interno della Virtus Bologna, e questo è un merito di Pino Sacripanti e di tutto lo staff, si è riusciti a mantenere delle buone gerarchie, il rispetto del ruolo di ciascun giocatore, caratteristica fondamentale. Torniamo però alla distribuzione. Nessun giocatore gioca più di 28 minuti di media. Questo significa distribuire minutaggio e responsabilità. L'unico che gioca un pochino più di 28 è Tony Taylor, che però è anche il giocatore che mette maggiormente a frutto questo minutaggio in termini proprio di distribuzione. È il secondo assist man del campionato e tra l'altro in realtà sarebbe il primo, perché il primo è Norris Cole, che per la fortuna di tutti quelli che ce l'avevano al fantabasket come me medesimo non gioca più in Italia, per cui. Comunque, detto tutto questo, fatto un po' un preambolo che riguardava Aradori e la Virtus Bologna, veniamo a questo benedetto paragone. È un paragone scomodo, io lo anticipo, l'ho detto, lo ridico, cerco di prenderlo e presentarlo con le pinze perché, secondo me, qualcuno lo deve dire. Io in questa Virtus Bologna di quest'anno vedo tantissime analogie con la prima Montepaschi, Menzana, Siena di Simone Pianigiani. Ci siete ancora? Siete ancora lì? Li avete messi a letto i bambini? Tutto a posto? Avete retto il colpo? Lo so. Può sembrare una provocazione, per certi aspetti lo è, però io quella squadra, si parla della stagione 2006, quindi sono passati 13 anni, io quella squadra l'ho vista crescere da vicino, l'ho seguita passo per passo, me la ricordo bene, bisogna fare un attimo uno sforzo, bisogna staccarci da tutto quello che è venuto dopo, tutto quello che ha riguardato la Menzana in campo e purtroppo anche fuori, e tutti i grandi successi, l'escalation anche a livello europeo, nonostante poi alla fine in Eurolega la Menzana non abbia mai vinto nulla, però comunque è sempre stata ai massimi livelli europei. Dimentichiamoci di tutto questo e prendiamo quella primissima squadra, il primissimo progetto. Io me lo ricordo, cioè Joseph Forte arrivò a Siena con la nomea di testa calda, uno di quelli che al 90% non finisce la stagione con la squadra con cui la comincia, ok? Nessuno si poteva aspettare che poi fosse
il soldatino che è quasi, quasi stato in quella stagione. Tyrrell McIntyre, con tutto il rispetto per Reggio Emilia, veniva da Reggio Emilia, che non era all'epoca una delle prime squadre europee. Quindi non potevi pensare che da McIntyre, che comunque aveva fatto 10 su 10 da 3 punti contro proprio la Virtus Bologna, uscisse uno dei migliori playmaker europei degli ultimi 10 anni. Romain Satou veniva da Jesi, Lega 2. Era un giocatore che aveva dimostrato di poter reggere la categoria, ma era sempre un esordiente nella massima serie. Sean Storrock a Cantù aveva fatto bene, doveva essere uno degli uomini chiave di questa Siena, dove già aveva giocato, ma da qui a diventare il professore che è stato per tutto il resto della sua carriera in maglia biancoverde, ce ne passa. Benjamin Eze, al suo arrivo a Siena in aeroporto, manco la teneva in mano la palla, e poi invece è diventato un giocatore fondamentale difensivamente ma anche offensivamente. Lonnie Baxter, poi la smetto con quella squadra lì, ma mi prende particolarmente. Lonnie Baxter arrivò in ritardo a Siena perché aveva avuto un piccolissimo contrattempo, era stato così in avanzatempo coinvolto in una sparatoria, voglio dire, insomma, più o meno la storia era questa, grosso modo. Non era quella squadra, non partiva dai presupposti a cui poi invece è arrivata. E in termini di idea, di costruzione del roster e di potenziale del roster, io ci vedo tante cose. Non sto dicendo, fermi lì, che ora comincerà un'era di vittorie della Virtus Bologna, anni e anni, 7 scudetti, eccetera, eccetera. Sto dicendo che come idea di costruzione della squadra, io ci vedo tante analogie. Poi c'è una piccola differenza, e questa piccola differenza sta in una partita che io ricordo benissimo perché la stavo vedendo dal vivo direttamente. Era il 5 giugno del 2007, era gara 3 di semifinale contro la Virtus Roma di David Hawkins e Dean Bodiroga, la partita famosa dei tre supplementari che vide poi la Melzana vincere. Quella è il punto di discriminazione principale tra quel progetto Menzana e questo progetto Virtus, ossia alla Virtus per il momento manca un vissuto di gruppo in termini di successo, di vittorie, che possa creare la mentalità vincente. Io sono fermamente convinto, e poi lo analizzeremo con calma in un video dedicato a quella Menzana, che senza quella vittoria dei tre supplementari in gara 3 di semifinale contro la Virtus Roma non ci sarebbe stato niente di tutto quello che invece c'è stato successivamente riguardo alla Menzana, perché lì, quella sera di giugno del 2007, si è creata la mentalità vincente, la mentalità di Siena, che poi è rimasta fino alla fine, fino all'anno di Crespi, quando veramente non c'era uno per far due, e comunque la Menzana arrivò in finale e stava per fare lo sgambetto a Milano. Qualcuno potrebbe dire, magari se non ci fosse stata quella vittoria, se non ci fosse stata la mentalità vincente e tutto quello che è venuto dopo, Siena ora avrebbe ancora una squadra in Serie A, perché non sarebbe successo tutto quello che invece è successo dopo anche fuori dal campo. Questo non lo so, ma qui in questa sede non ci interessa, non ci riguarda, qui si parla di basket. Se si parla di basket, io credo che qualora, ipotesi tutta da verificare e da succedere chiaramente, qualora questa Virtus Bologna dovesse riuscire a creare un vissuto di gruppo fatto di uno o due successi chiave fondamentali, allora questo paragone, che fin qui è una provocazione, lo riconosco, assumerebbe caratteri molto molto importanti. Se poi si vuole chiudere come abbiamo aperto con Pietro Aradori, io credo sinceramente, ed è questo il motivo per cui questo video è dedicato in buona parte a Pietro Aradori, che Aradori in questa Virtus sia il Rimas Kaukenas di quella Menzana, fatta salva questa analogia, no? Questo parallelismo, cioè il giocatore che è l'uomo in più, il valore aggiunto. Kaukenas mise la tripla dall'angolo con fallo che dette tra l'altro la vittoria dello scudetto a quella Menzana, ironia della sorte, proprio contro la Virtus Bologna. Secondo me, quando il pallone scotta, quando c'è bisogno di prendere una responsabilità importante, questa Virtus fa bene ad andare da Pietro Aradori, che è il valore aggiunto di questa squadra.
E visto che ci siamo, chiudo con una piccola comunicazione di servizio, che però potrebbe anche diventare una bella abitudine, se vi piace. Saluto Steph, che mi aveva chiesto di salutarlo in un prossimo video. Steph Barbadoro, credo che si legga, fammi sapere qui sotto se l'accento è quello giusto. E niente, poi visto che ci siamo, saluto anche l'altro Steph, che è meno famoso, però insomma, noi non è che facciamo discriminazioni qui sul canale, Stephen Curry.